per cambiare la mini. Basta, non se ne può più. È un botto di tempo che vi ho promesso che facevo il test drive di questa macchina e ancora non ci sono riuscito. Le Pilot Super Sport che monta, ancora non ho potuto provarle, non ho potuto scannare la macchina. La guarnizione della testa l'ho cotta perché si è rotto uno stupidissimo bulbo per la temperatura. E insomma, ora con Giovanni di Officine Cubo ho deciso di tirare giù tutto il motore ed ogni singolo pezzo che non è in perfetto stato, ogni singola parte che non è come nuova, la compro in BMW, rete ufficiale, la monto e non voglio più avere problemi, non ne posso più. Prima di iniziare la visione di questo video ricorda due cose: indossa le cuffie, ne vale davvero la pena, e poi iscriviti al mio canale, è un click, è gratuito e a me aiuti a supportarlo. Da quando l'ho comprata, solo problemi. La devo amare davvero tanto. L'ho prima restaurata, poi l'ho verniciata, poi ho fatto gli interni. Poi abbiamo cominciato con la scatola dello sterzo, una serie di cose infinite. Un calvario, se così vogliamo chiamarlo. Però, perché l'ho fatto? Sarà che mi piace come si guida? È uscito. Sarà che è una Young Timer che tra qualche mese farà 20 anni? Ma io sono innamorato di lei, ho deciso di salvarla. Mai come in questo video vi chiedo di devastare, distruggetemi la colonnina dei commenti e fatemi sapere se siamo matti noi che continuiamo a insistere su questa macchina, oppure se facciamo bene. Però quando ti metti in testa una cosa è quella, e meno male che c'è gente come sto ragazzo qui a fianco a me. Tutto rotto, ma attento. Buttala, sai in quanti me l'avete detto? Ma io insisto, io non getto la spugna, non rinuncio. No. E volevo sapere se anche voi la pensate così. Buona visione. Aria condizionata, addio. Ciao. Quanto godo a levare l'aria condizionata. Ok, mi danno 10, Matte? Che il sensore di battito ha il cablaggio tagliato, cioè proprio il rame a vista, e anche da quest'altra parte tutto spaccato. Qua invece perde l'attacco della pompa dell'acqua sul blocco, e tra pompa dell'acqua e blocco c'è questa flangia che è in ferro, dove qui si innesta la pompa dell'acqua con un o-ring e quello non perde, mentre ci perde la guarnizione tra la flangia e il blocco. È uscito. Madonna, è schifo. Guarda che bello. Questo perderà da qua. Allora, togliamo le candele per togliere un po' di compressione e girare più facilmente il motore a mano e per metterlo in fase al punto morto superiore. È giusta. Questa è una via di mezzo, un po' bagnaticcia. Vediamo una quarta. Diciamo, il passaggio di acqua maggiore dovremmo trovarlo dalla parte del cilindro 1. Vediamo se c'è un segno sulla guarnizione. Vai di là, io ti levo il termostato di qua, così acceleriamo. Avevi dei trasudi per caso? No, perché? No, c'è solo un buco nella stecca dell'olio. Smontare. Tac. Ecco, vedi qui un metodo empirico per risolvere il problema, per tirare fuori st'affare qua. Giovanni si è inventato il piccolo fabbro. Vediamo che succede. Quindi prendiamo coraggio e gli diamo una pistolettata. Diamogli una pistolata. Eccolo. Ah, Ale. Con le buone maniere. Svita. Questo viene con noi. Ok, stiamo per smontare la testata. Sei pronto? Vai. Oh. Non me lo prenderò per nessun motivo allora.
Questi ovviamente vanno cambiati ovviamente, ogni volta che si va a fare la guarnizione, perché si stirano, alla loro coppia di serraggio viene provocato uno stiramento e dopodiché ciao, è stirato e li devi buttare quando li levi. Sono spiato! Vedo roba evidentissima. È un po' di patina d'acqua quella. Sì, sì, c'è un incrocio, è la lappatura si chiama. Sembrano dei graffi, invece la lappatura. Esatto. Che cos'è la lappatura? È una finitura della canna che permette di mantenere la canna lubrificata. Bene. E all'inizio è molto più grezza di così. Sì, perché... Oddio, molto più grezza no, dipende dalla rettifica come li fa, ma diciamo appena fatta è un po' più grezza perché le fasce nuove si devono adattare alla forma delle canne. È pronta, adesso andiamo in rettifica a fare il piano della testa. Ragazzi, se vi interessa, Michele rettifica i motori di Alfredo Fusco, quartiere Balduina. A Roma, tornati, a Roma. Siamo tornati. Ti gusta? Un po' meglio di prima. Beh sì. Dobbiamo fare pure questi? Sì, dobbiamo pulire tutti i piani dove andavano le altre guarnizioni, quindi termostato, scarico e aspirazione. L'aspirazione sta abbastanza bene, senza graffiare la superficie. E poi ci andiamo di Scotch Brite. Questa invece è un po' più rognosa da pulire perché, come vedete, dalla guarnizione vecchia c'erano proprio degli sfiati evidenti, soprattutto sul primo e sul quarto cilindro, che hanno sporcato tutto il piano d'alluminio. Ma scusa Giove, ma dopo tutto questo sporco che va a finire là dentro? Dopo questa la laviamo nella vasca ultrasuoni. Sei serio? Sì. Andiamo a dare una bella lavata a staffare qua, va, andiamo. Dentro. Sì, sì, sì. Tornati nuovi. Tutto nuovo. Abbiamo cambiato queste fascette su questa croce 1, 2, 3, 4 perché avevo trovato un po' umidiccio, diciamo. E quindi per tagliare la testa al toro ho cambiato le fascette perché quelle originali BMW non sono così a vite ma sono a molla e dopo un po' non stringono più, sono come questa. Guarda che bello dopo il trattamento a ultrasuoni.
Questo è l'alloggiamento della secca dell'olio. Che si è rotto? Eh sì, c'è un buco, perché qui c'era una staffetta che tiene un cablaggio elettrico. Allora, adesso saldiamo questo buco, questa è la stecca dell'olio, e ci andiamo a mettere una copertura di gas di argon all'interno, perché se si salda senza, con il TIG, verso l'interno si va a creare un'ossidazione, non so se avete mai visto, diventa tipo una specie di polvere, che dove c'è l'olio e poi finisce nel motore, insomma, non è il massimo. Invece con la copertura di gas vedremo che il risultato, quindi la parte colorata della saldatura esterna, sarà identica anche internamente. Stiamo smontando tutti i tubi dell'aria condizionata, perché io non la voglio, Giovanni, non mi serve, io d'estate la macchina non la guido, mi piace guidarla quando fa freddo e poi voglio alleggerirla, giusto? Quanto mi odi. Continua la fase di lotta greco-romana tra il signor Nardi e la Mini per cacciare fuori questi tubi, eccoli! Guarnizione della testina. Tac. Controlliamo che tutto sia allineato. Veramente soddisfatto di come è venuto dopo il trattamento ultrasoni, guarda, te lo dico. Vitasse nuove. Andiamo a mettere i bulloni nuovi, già preoliati. Infiliamo. Andiamo a fare il primo passaggio a 20 Nm, il secondo a 40, il terzo è un controllo ulteriore a 40 e il quarto è una serrata di 90 gradi per finire con quest'ordine a stella. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bene. Adesso li accostiamo a mano, anche per sentire se la filettatura nel blocco è sana, ha qualche sporcizia, se si impunta il bullone. Tutte cose che dobbiamo controllare in modo da non avere dei falsi serraggi. Ok, 1. Il 2 è quello sotto, diretto. Sì. A lui. E 10. Abbiamo preso le armi pesanti. 40? 40. Dopo i 40 Nm facciamo un ultimo serraggio che è quello dei 90 gradi. Vecchio e nuovo. Apro termostato nuovo con la sua guarnizione che, come vi ricordate, era
componente scoppiata, eccolo qua, va bene, tutto pulito, tac, bello, sembra il suo. Ultimo bullone nel termostato, perfetto. Sensor a BMW Roma, a Verona e a Monaco, Berlino, in tedesca non c'è. Quindi, che è quello lì, no? Sì, esatto. Come facciamo? Proviamo a vedere se ha un valore di resistenza, a testarlo in qualche modo. Ora mi leggo qualche manuale e cerchiamo di riparare. Questo lo sai come prende la sua frequenza per sentire che batte? No. In base al diametro del pistone. C'ha una determinata frequenza, tipo 81,5 sono 7,5 Hz, una cosa del genere. C'è un programmino che lo fa, non sono matto. Madonna, un bimbo. Mo sì. Là. Vai, vai, vai. Questa è la secca olio che abbiamo saldato poco fa e va fissata sul compressore. Mi hai separato tutta la macchina. Allora, eccolo. Sì, è lui. Che stai facendo quel fulcrin? Ho pulito tutta la vaschetta dell'acqua. Ma è venuta? È venuta fantastica. Adesso è solo acqua pulita. Ecco. Ah, ammazza, grande! Andato, andato. A stringere i pattini della catena e seguiamo il manuale ufficiale per trovare le coppie di serraggio. M8 28 Nm. In questo caso, per mettere in fase la macchina, ci sono due riferimenti. Sulla catena ci sono delle maglie colorate in modo diverso, queste due e questa singola, e vanno allineati con i rispettivi riferimenti sulle pulegge. Sulla puleggia di banco ci sono i due riferimenti vicini per queste due maglie così, e sulla puleggia superiore dei cams c'è il riferimento singolo. Questi sono i due riferimenti di cui parlavamo prima e sono ora allineati con le due maglie colorate diversamente. C'è una freccia sulla puleggia, quella. Eccola. Ma mi spieghi come hai fatto a ridurti così? Come? Ma non lo senti che fanno 700 gradi all'ora? Ho capito, ma questo è un colore, cioè tipo sembra calcare. Sì, avrò i tubi intasati. Sensore di posizione albero a canne. Esatto. Tac. La scomodità, la scomodità. Dai che ce la fai, dai che ce la fai. Ok. 6-3 all'anima. Ancora morto. Cover. Adesso seguiamo lo schema di serraggio a 12 Nm seguendo i numeretti. 8.
questo era il tubo della depressione dei freni, che avevano fatto questo bel, non so, con lo stucco, e andava qui sul servofreno, e lo cambiamo perché... E visto che ci sono, riattivo tutti i contatti, li proteggo con Professional Electric della Svitolo. Sì. Dai. C'è un problema. Strano. Si sono rotte delle staffe, quindi adesso devi saldare. Come al solito. Sì, sì, tenditore, ultimo tenditore, dai, tenditore, ci siamo! Eccoci qua. Cinghietta accorciata perché non c'è più l'aria condizionata e abbiamo sganciato il tenditore e sembra che la tensione sia correct. Il tenditore si muove, no? La regola del meccanico di paese vuole che girando la cinghia deve arrivare più o meno a metà o poco prima per vedere la tensione corretta. Questo è un metodo della nonna, però ci siamo. Funziona. Guarda come entra con lo Svitol. Dai, ultimi tre bulloni. Tac e tac. È arrivato il momento tanto atteso. Il dottore ha cambiato 3-4 magliette, ha sudato 6-7 camicie e al momento è all'interno dell'autovettura. E lui continua a fare questo. Cioè, così al primo colpo, come hai fatto? Vuoi dire qualcosa? Tutto bene, la facciamo scaldare, vediamo di fare lo spurgo dell'acqua, solite cose. Bene ragazzi, arrivederci, questo video finisce qui, è stato un piacere e domani... Uzz, io lo so, pure... Grazie. Sì. Non abbiamo registrato tutto perché io a un certo punto sono dovuto andare via. No, sennò ti chiudono il canale. Ecco apposta. E lui ha cambiato anche le corde del freno a mano e le cuffie dei semiassi. Vabbè, insomma, quindi anche quelle sono nuove, insomma, voglio dire, è un'altra cosa in più nuova di... Basta, direi, sta, no? Macchina di M che noi tanto, io tanto, mio. Lui un po' meno. Io l'odio. E non ci resta altro che metterla in moto. Se parte, teoricamente poi ci sarà da sistemare quel problema che mi tagliava la potenza. Non si è ancora capito da che dipende. Il knock sensor, come spiegavo nel video, non è stato più cambiato perché non si trova da nessuna parte. Pare funzioni, poi me lo dirà l'esperto. Vedremo. Me lo dirà l'esperto. La log se logga. Sì. Iscrivetevi al canale. Bella. Ci vediamo nel prossimo video. Shhh.